dovreste vedere un banner, accettate. E accettato. Ok, siamo in diretta. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Questo pomeriggio, per i giovedì del Parri, presentiamo due libri importanti sul fascismo. Non sono libri di circostanza, cioè non sono stati suggeriti dall'anniversario della marcia su Roma e così via, ma sono libri che tendono a un ripensamento complessivo del regime fascista italiano e del fascismo come categoria interpretativa di una famiglia, di una serie di famiglie politiche che appunto noi chiamiamo fasciste genericamente, ma che hanno punti di contatto ovviamente, ma anche notevoli punti di differenza. I libri sono libri di vari autori. Noi abbiamo qui i curatori e in particolare in ordine di stampa il primo libro è quello curato da Giulia Albanese, Il fascismo italiano, eccolo, pubblicato da Carocce Editore, ed è un libro che ha una decina di contributi su vari aspetti del fascismo, non solo la politica, il regime in quanto tale, ma anche la società e il rapporto tra regime e società. Il secondo libro è curato da Andrea Di Michele e Filippo Focardi, eccolo. È un libro in inglese, Rethinking Fascism, The Italian and German Dictatorships, e anche questo è un libro con numerosi autori, sono addirittura sei le sezioni di questo libro, che si concentra soprattutto sul fascismo italiano e il nazionalsocialismo tedesco, ma anche con una visione aperta agli altri regimi. Il tempo è pochissimo, quindi io do subito la parola al professor Lutz Klinghammer dell'Istituto Storico Germanico di Roma, che presenterà i libri e dialogherà con i nostri curatori. Invece che fare un'unica grande presentazione, abbiamo preferito fare dei blocchi di discussione, di domande su alcuni degli argomenti. Ovviamente non riusciremo a trattarli tutti perché sono libri veramente molto ricchi e veramente molto importanti, ma credo che alla fine di questa ora di discussione riuscirete ad avere almeno un'idea, delle tematiche trattate. Prego a te, Luz. Grazie Paolo, buonasera a tutta e a tutti. Sono molto lieto di poter partecipare a questa presentazione, a questo dialogo con i tre curatori di due volumi coetanei che danno una sintesi, una somma, direi, dello stato dell'arte, delle ricerche sul fascismo italiano nelle sue varie sfaccettature. I due volumi si intitolano appunto, abbiamo sentito, Rethinking Fascism, e il sottotitolo è significativo, The Italian and German Dictatorships. I due curatori sono presenti, saluto sullo schermo, un libro interamente in inglese che aveva sulla base un convegno a Bolzano promosso da varie istituzioni, italo-tedesche tra l'altro, tra cui. Il volume contiene contributi di 17 autori diversi, una serie di autori stranieri, e sono rappresentati almeno due generazioni anche di storici e storiche. L'editore è De Gruyter Oldenburg, e il volume è uscito nella collana in lingua inglese dell'FBK, dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. L'altro libro curato da Giulia Albanese, anch'essa presente sullo schermo, e la saluto, si intitola Il fascismo italiano, e anche qui il sottotitolo è significativo, Storia e interpretazioni,
pubblicato con Carocci Editore. Contiene i saggi di 13 autori diversi, tutti specialisti nel loro campo, come nel libro Rethinking Fascism, tra l'altro, però più compatto, direi, sotto l'aspetto generazionale, il che si riflette anche sulla suddivisione, diciamo, di autori e autrici. Il fascismo italiano non racconta un'evoluzione cronologica, ma è organizzato per aree tematiche, e Giulia Albanese ha messo all'inizio del volume i due saggi di Matteo Millan sulla violenza fascista e di Valeria De Plano sulla violenza coloniale imperiale. Mentre la violenza, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale viene raccontata dal fallimento del regime di proteggere la popolazione dai bombardamenti nemici. L'autrice è Claudia Baldoli. E questa composizione non è casuale, viene anche spiegato nell'introduzione di Giulia Albanese. I due volumi sono così ricchi di contenuti e anche diversi nella loro composizione tematica che è difficile trattarli in un lasso di tempo così breve come questo pomeriggio. Comunque vorrei soprattutto porre ai curatori alcune domande sull'impostazione dei rispettivi volumi e su alcuni complessi tematici che mi sembrano fondamentali per il dibattito che è alla base delle due pubblicazioni. Il primo complesso tematico riguarda la dimensione internazionale, transnazionale e comparativa della storiografia sul fascismo, un aspetto che è molto forte nel volume Rethinking Fascism. Nella composizione del volume compare l'aspetto comparativo. I saggi sono composti spesso come un quadro, no, a coppia, che affrontano una tematica simile per l'Italia fascista da un lato e per la Germania nazista dall'altro lato. Ma anche per quanto riguarda l'approccio tematico, la dimensione internazionale viene rivendicata nell'introduzione di Andrea Di Michele e di Filippo Foccardi come una fonte di indagine costante, e la prospettiva comparativa che viene rappresentata nel volume ha conosciuto dei decenni d'oro e poi delle fasi di affievolimento. Porre il dibattito al di fuori dei confini nazionali, questa è una citazione dell'introduzione, è stata sempre una forte spinta della storiografia, e così non a caso Roberta Perga e Arndt Bauernkämper fanno una coppia transnazionale, aprono il volume con saggi storiografici. Altri capitoli sull'architettura, sui dittatori, sulla violenza respirano un forte approccio comparativo, ma fenomeni di histoire croisée sono presenti pure. E la domanda per me significa un allargamento del campo su tanti altri fascismi presenti in Europa o addirittura al di fuori dei confini d'Europa, oppure si è rivelata negli ultimi anni più innovativa una storia di relazioni e intrecci, oppure è sempre valida la ricerca di un cosiddetto minimo fascista, oppure il punto di partenza debbono essere, come viene detto a pagina 2, l'Italia-Germania come modello per altri movimenti fascisti. Andrea Di Michele e Filippo Foccardi parlano nell'introduzione di fascism-inspired regimes, ma anche nel volume curato da Giulia Albanese, in particolare nel saggio della stessa Giulia, alla fine del volume, sul modello fascista all'estero, compare questo effetto, diciamo, effetto di laboratorio politico del fascismo italiano, definito da Giulia Albanese un modello alternativo alle democrazie liberali in crisi, con lo spettro della rivoluzione, che cito Giulia, preoccupava le classi dirigenti di mezza Europa. Quindi, no, questa è la mia domanda ai curatori,
Quale novità viene fuori da questi due approcci scelti per comporre i saggi dei volumi? Una via italiana al fascismo in un caso, un approccio, diciamo, comparativo fortemente bilaterale italo-tedesco dall'altro lato. E quale significato ha in questo tipo di approccio l'alleanza dell'Italia fascista con la Germania nazista? Ho notato che nel volume sul fascismo italiano il nome del dittatore tedesco compare il più delle volte nel saggio di Marco Bresciani sull'antifascismo. Ecco, vorrei porre questo, l'importanza della dimensione comparativa internazionale ai curatori. Forse, prima Giulia. Sì. Grazie Luz. Giulia, hai 5 minuti di tempo. Sì, grazie Luz, è un piacere, ringrazio l'Istituto Nazionale ed è un piacere essere qui con Luz Greenkammer, Andrea Di Michele e Filippo Focardi a discutere di questi temi. E, effettivamente, diciamo, io penso che a partire dagli anni 90, ma con più forza negli anni più recenti, sia diventato ormai impossibile pensare e parlare di fascismo italiano o di qualsiasi altro fascismo senza tenere presente una dimensione comparata, transnazionale e diciamo soprattutto comparata e transnazionale di questo fenomeno. E da questo punto di vista, diciamo, questo è un procedimento che in realtà io ritengo sicuramente per la storia contemporanea è uno dei procedimenti principali per riuscire a capire le specificità, ma anche gli elementi di novità o di continuità presenti. Non lo si può fare a partire da un singolo caso. La comprensione di questi fenomeni richiede chiaramente uno sguardo più ampio. Nello specifico, per quanto riguarda il fascismo italiano, però, io ritengo che questa attenzione alla dimensione transnazionale comparata degli ultimi 30 anni, diciamo, abbia tenuto meno in mente di quanto sarebbe stato necessario, sarebbe necessario l'esperienza specifica del fascismo italiano come modello e come punto di riferimento per altre esperienze europee e globali. Non voglio dire ovviamente che, cioè, la stessa parola fascismo fa pensare al fascismo italiano, però questa dimensione, questa importanza del modello fascista italiano è stato studiato per casi singoli e quindi in dimensione bilaterale soprattutto, e quindi guardando al modo in cui il fascismo italiano aveva influenzato una specifica esperienza di fascismo, uno specifico movimento fascista, ma è stato diciamo sottovalutato il ruolo internazionale e anche globale del fascismo italiano nel cambiare le prospettive politiche di un ventennio, comunque diciamo di un ventennio, e in particolare a me sembra è stato sottovalutato l'impatto di questa esperienza nel primo decennio di vita del fascismo, ossia negli anni 20, che anche dai principali storici del fascismo e della sua dimensione europea e internazionale sono stati, diciamo, considerati non così specificamente rilevanti nel definire una rilevanza di questo fenomeno italiano all'estero. Allora, diciamo, da questo punto di vista questo volume si propone o si è proposto l'obiettivo da una parte di inserire l'evoluzione, cioè di guardare alcuni temi fondamentali per la comprensione del fascismo e di inserirli e di descriverli in una dimensione che era una dimensione italiana ma che teneva presente una dimensione almeno europea dei fenomeni descritti, e dall'altra parte però si è posto il problema di mettere l'accento su quanto questa esperienza italiana, nelle caratteristiche fondamentali che sono state enucleate, ha trasformato il dibattito politico, ma anche le istituzioni politiche dell'Europa di quegli stessi anni. Il microfono, Paolo. Grazie Giulia. Andrea, Filippo, chi di voi risponde?
Rispondo io, Filippo, va bene. Ci eravamo accordati così per dividerci un attimino, visto che i tempi sono piuttosto contingentati. Allora, un ringraziamento rapidissimo anche da parte mia, ovviamente, all'Istituto Nazionale Parri e a Luz per la sua lettura, la sua analisi e la sua introduzione. Ecco, faccio proprio riferimento a quanto diceva Luz, no? Cioè questi tre temi, quanto sono presenti il tema della comparazione, il tema di una lettura più transnazionale e il tema invece della ricerca, diciamo, della definizione di un concetto di fascismo, di una tassonomia, di questo minimo fascista che si deve rinvenire nei movimenti soprattutto ovviamente tra le due guerre. Ecco, io direi che ovviamente al centro di questo volume c'è la comparazione tra i due regimi, quello italiano e quello tedesco, e visti come appunto gli unici due regimi propriamente fascisti in quanto che giungono al potere, che hanno la forza di giungere al potere e prima della guerra mondiale. Però in realtà all'interno del volume queste tre impostazioni, diciamo così, che hai richiamato tu, Luz, si ritrovano tutte. Perché le ritroviamo partendo ad esempio dalla ricerca di una definizione, partendo dalla fine proprio del volume, se andiamo a vedere il saggio di Roger Griffin, che si concentra proprio su una definizione di fascismo, applicata a cosa? Alla possibilità di utilizzare la categoria di fascismo oggi. No, perché l'ultima parte del volume è dedicata al tema dei movimenti dell'estrema destra, fascisti, neofascisti, oggi, e quindi c'è questo sforzo di definizione che è molto forte, soprattutto appunto nelle scienze sociali, e Roger Griffith da questo punto di vista è uno dei migliori esponenti in questa direzione, che cerca di definire questa categoria di fascismo, si concentra sulla possibilità o meno di definire questa categoria per capire se la categoria del fascismo tra le due guerre è ancora applicabile oggi, e lui appunto insiste molto su questa definizione di ultranazionalismo con finalità di rigenerazione palingenetiche della società. Però molto forte all'interno del libro è ovviamente il tema della comparazione, e la comparazione applicata, incentrata sui casi tedesco e italiano, come dicevo prima, e questo approccio lo si ritrova molto forte, ad esempio, nello scritto nel lavoro di Schieder, presente qui, ma possiamo dire un po' presente in tutta il suo lavoro storiografico. Recentemente è uscito proprio per Viella il libro L'ombra del duce, appunto di Schieder, e cioè quest'idea interpretativa forte secondo cui soltanto i due regimi italiano e tedesco possono considerarsi propriamente fascisti, e l'utilità del fascismo italiano da un punto di vista della lettura della categoria, ragionare non tanto su una categoria astratta, partendo da una definizione di carattere teorico, come magari invece fa più Griffin e fanno le scienze sociali, e quindi sulla base di un elenco di caratteristiche che in maniera magari anche un po' forzata ed arbitraria si considerano necessarie per poter definire un regime quanto fascista, ma partire dai caratteri concreti, l'azione concreta dell'esempio italiano, visto come precursore, e quindi partire dalla prassi sostanzialmente, partire dall'azione concreta più che dall'ideologia, e da questo punto di vista poi impostare un'analisi di tipo appunto comparativo. E sulla comparazione dei due regimi, se ho ancora un attimo di tempo, mi sembra importante sottolineare come non sia nel corso, diciamo, dei decenni scorsi, nella storia della storiografia, non sia un elemento banale. Cioè è un elemento che molto spesso è stato messo da parte, cioè la comparazione tra i due casi italiano e tedesco in molti casi è stato assolutamente rifiutata, no? Sia da parte della storiografia tedesca nel sottolineare l'unicità del nazismo e quindi nel temere che compararlo con il fascismo italiano potesse quasi diminuirne, diciamo così, la radicalità, la brutalità e la disumanità,
ma anche da parte italiana, se pensiamo allo storici da De Felice in poi, moltissimi hanno assolutamente messo al centro della loro analisi l'impossibilità di questa comparazione. Quindi un po' anche il senso di questo libro è stato proprio questo, invece mettere al centro l'utilità e la necessità di lavorare molto sulla comparazione, in particolare sui due casi italiano e tedesco. Grazie, grazie. Ridiamo la parola a Lutz per un altro intervento. Sì, grazie. Ho molto apprezzato questo approccio, diciamo così, pluralistico che si distingue moltissimo dalle vecchie battaglie di alcuni decenni fa, dove praticamente venne rivendicato un unico approccio alla verità. E qui siamo oltre ad un dibattito che ha condizionato la storiografia almeno prima della caduta del muro. È molto, molto importante anche di vedere alcuni autori tra i più importanti che hanno contribuito alla teoria del fascismo ad un approccio comparatistico partendo dai due movimenti, gli unici che da soli sono riusciti a diventare regimi, quindi l'Italia fascista come modello iniziale, Mussolini come primo fascista e poi quello nazista. E credo che perciò il volume è molto, molto importante per un dibattito italiano, anche un contributo al pluralismo degli approcci. E quello che anche il condizionamento dall'attualità viene tematizzata nel volume curato da Giulia Albanese, il rinascere di movimenti di estrema destra che si rifanno in parte al modello storico, al quale abbiamo un'intera sezione del volume Rethinking Fascism. Però ho trovato particolarmente interessante che anche la rivendicazione nel volume di Giulia di un nuovo approccio anche alla storiografia del fascismo che vuole superare un po' le vecchie suddivisioni, e nell'introduzione possiamo leggere che negli ultimi 30 anni la migliore storiografia sul fascismo si è divisa essenzializzando i punti di vista in due campi, da una parte chi si è concentrato sul progetto del regime fascista, sulla sua cultura, sulla sua capacità di dare forma a un progetto totalitario, dall'altra invece chi ha indagato la ricezione di questo progetto o il funzionamento delle istituzioni, ridimensionando molto la portata, l'efficacia e la penetrazione del fascismo nel paese. E la rivendicazione appunto che ora nel volume gli autori aspirano a mostrare come queste due prospettive debbano essere integrate per offrire un quadro dettagliato del fascismo, per cogliere appieno le capacità di trasformazione profonda della società, della politica e delle istituzioni, e per riflettere sulla complessità delle differenti forme di ricezione, accomodamento e sostegno che la società italiana offrì al fascismo e al suo progetto politico e sull'articolazione nel tempo di questi atteggiamenti. Ho trovato qui anche una consonanza con l'approccio di Paul Cornan nel saggio nell'altro volume, che rivendica anche lui di andare oltre il dibattito precedente, quindi andare beyond consensus, questo è il titolo del saggio, dove praticamente riprende la nota tesi di Renzo De Felice e critica
anche una sorta di effetto del cultural turn degli anni 90 che abbia permesso in qualche modo di vedere soprattutto gli aspetti culturali del fascismo e con scrive in maniera molto ironica e cito dal volume It seemed as though the ideology was forward looking and optimistic, politics was religion and sacralization, the art excellent examples of the avant-garde, the architecture wonderful expressions of modernism, the cinema a splendid innovation, and so on. Tutto quello che nel settore della cultura è stato elogiato come moderno e come un'anticipazione di un futuro di modernismo. E questa critica di un abbellimento del passato fascista porta alla questione del rapporto tra fascismo e società civile, un tema particolarmente forte nel volume A cura di Giulia, con saggi appositi su e non neanche scontati, diciamo, su cittadinanza, su modernità, economia e città campagna, la relazione, mentre in Rethinking Fascism compare l'importanza della rappresentazione, in particolare quella del lascito del retaggio architettonico dei due regimi nazista e fascista. E per quanto riguarda la questione della comunità, della Volksgemeinschaft, dell'identità, della presa di massa, della coesione, quali differenze emergono tra il caso italiano e quello tedesco? Qual è il ruolo in ciò dei dittatori, che vengono messi molto in risalto nel volume Rethinking Fascism, ma non altrettanto in quello sul fascismo italiano? Abbiamo qui due approcci diversi. Quale influenza ha avuto la rappresentazione propagandistica mitica per il fascismo alla luce anche della critica di Paul Connor? Questa sarebbe un po' la domanda sempre ai curatori da rivolgere. Bene, grazie Lutz. Io invertirei l'ordine delle risposte, quindi darei prima la parola a Filippo Focardi e poi a Giulia Albanese. Sì, grazie. Intanto saluto anch'io tutte e tutte. Ringrazio naturalmente l'Istituto per questa opportunità e Lutz per le sollecitazioni che ci sta facendo. Beh, anch'io innanzitutto partirei dal saggio di Paul Connor, che è molto importante, perché lui critica sì, da un certo punto di vista, il cultural turn, oppure, o meglio, mette in evidenza i rischi di questo approccio, ma anche i suoi meriti, perché grazie, ad esempio, anche alle opere di Gentile, che il dibattito sul fascismo italiano è stato riportato negli ultimi 20 anni, no, nel mainstream degli studi sui regimi totalitari europei. E lo stesso Paul Connor ha dato contributi molto importanti, parlando proprio del welfare dictatorship, che è un concetto che andrebbe discusso più a fondo in Italia. Cioè, tutte le dittature moderne dei regimi del Novecento sono delle dittature del welfare, che hanno in mano le politiche sociali e usano le politiche sociali. Questo andrebbe, è un discorso che andrebbe sviluppato per anche in funzione di, come dire, forse contrastare certe vulgate, diciamo, del fascismo, e fa tante cose buone, no? Quindi un approccio storiografico, scientifico, per inquadrare questi aspetti. E dicevo, sì, a un certo momento si pone le questioni che tu, Lucio, giustamente hai posto, no? Ma davvero in che misura l'ideologia del fascismo ha penetrato, lui parla, ha penetrato davvero i cuori e le menti degli italiani, cos'è realtà e cos'è autoraffigurazione, e sottolinea soprattutto i limiti della propaganda, direi, della fabbrica del consenso, no? Impostando una riflessione sulla dinamica centro-periferia. Una cosa è quello che avviene a Roma, le parate, Piazza Venezia, un'altra cosa
la percezione del fascismo, l'esperienza del fascismo nelle periferie, l'esperienza concreta che gli italiani fanno sulla loro pelle, dove il regime fascista è un regime caratterizzato da un altissimo tasso di corruzione e clientelismo, secondo Körner. E quindi sulla base di questo, no, mette in dubbio l'immagine e il consenso di massa al fascismo. Qui direi che è interessante un po', prendo l'altra parte della tua domanda, cioè il ruolo dei dittatori, il ruolo in particolare di Mussolini, che è al centro sia dell'analisi di Wolfgang Schieder, che fa una riflessione sulla relazione fra Hitler e Mussolini, quindi entrambi i dittatori, sia nel saggio di Richard Bosworth, che si pone una domanda, diciamo, come mai così tanti italiani erano attaccati e sono ancora attaccati all'immagine del Duce, e quindi c'è una riflessione sull'efficacia in qualche modo del Duce, che, cito, col suo carisma compensa i limiti della macchina imperfetta del regime. E quindi il ruolo di Mussolini nel, appunto, forse nel colpire i cuori e le menti degli italiani, quei cuori e le menti degli italiani che, appunto, Körner mette in dubbio che siano stati così pronti a recepire passivamente la propaganda fascista, probabilmente ha ragione, ma c'è anche un ruolo di Mussolini, che invece esercita un fascino a lungo sui cuori e sulle menti degli italiani. Quindi forse, ecco, qui c'è una sorta di dinamica, di interazione, di dialettica tra queste due dimensioni, che sono presenti, appunto, ampiamente presenti nei saggi che ho citato nel volume Rethinking Fascism. E, ecco, io mi fermerei qua perché non voglio rubare spazio a Giulia, che anche lei nel suo volume, insomma, su questi temi ci sono dei saggi molto, molto interessanti. Prego, Giulia. Sì, grazie. Allora, a me sembra, noi siamo ancora di fronte a una storiografia molto polarizzata per molti aspetti sulla questione del consenso e sulla questione del rapporto della società italiana al fascismo. Cioè, c'è una parte della storiografia che appunto accentua questa esperienza totalitaria, accentua il ruolo del progetto fascista e quindi, diciamo, identifica con questo progetto una valutazione complessiva del regime. E c'è una parte della storiografia che invece appunto mette in discussione la capacità di presa di questo progetto e in qualche modo restringe la sua capacità di parlare e di essere accettata pienamente alla società italiana. Allora, queste sono due visioni, anche una rappresentazione forse un po' manichea, però di fatto chi attraversa i convegni che sono stati fatti in questi ultimi settimane sul fascismo potrà vedere facilmente, da una parte anche l'enfatizzare un ruolo della classe dirigente fascista rispetto a una società italiana che senza quella classe dirigente fascista forse non si potrebbe non definire completamente fascista, e chi invece sottolinea una fascistizzazione che è pienamente avvenuta nel complesso della classe dirigente di questo paese. Allora, io ho la sensazione che a partire da questo, il volume che ho curato, ma non sono l'autrice dei saggi, mi piacerebbe che ci fossero qui anche gli autori a parlarne, riesca a proporre delle vie d'uscita rispetto a questa tensione, no? E quindi a spiegarci da una parte perché questo progetto totalitario non è fino in fondo capace di entrare in tutti i gangli della società, ma dall'altra parte anche perché la società italiana sostanzialmente accetta, sostiene e si fa carico di questo progetto per un ventennio e anche oltre, perché sappiamo bene che con questo dobbiamo fare i conti, che per quanto minoritaria una parte della società italiana continua a
a considerare che pezzi di quel progetto fossero accettabili o che pezzi di quel regime possano potessero e possano essere guardati anche con nostalgia, no? Allora, a me pare che la storiografia su questo possa trovare il modo di fare i conti. E allora, a partire da questa considerazione, io trovo che particolarmente significativi siano da questo punto di vista i saggi di Roberta Perger, che si pone il tema di come il fascismo italiano cerca di costruire una cittadinanza fascista, e quindi di fare identificare il termine italianità e fascismo. È una questione che dal punto di vista così culturale è stata posta plurime volte, ma che Roberta guarda attraverso il prisma della cittadinanza e che ci fa vedere, diciamo, in che modo il fascismo cuce attorno agli italiani un'idea di cittadinanza, escludendo pienamente da questa diciamo dal riconoscimento come cittadini in fasi diverse e con una progressione interi pezzi della società italiana. L'altro saggio significativo da questo punto di vista, mi pare, questi sono i due saggi più significativi, poi alcune altre cose si potrebbero trovare altrove, è il saggio sullo stato sociale di Ilaria Pavan, perché è un saggio in cui appunto ci mostra questa questione fondamentale di come appunto le dittature fasciste costruiscono un sostegno delle società in cui governano, anche attraverso, se non soprattutto attraverso i sistemi di welfare, ma ci mostra anche come questi sistemi di welfare vadano a loro volta a costruire un certo tipo di società, a includere o escludere determinati gruppi e quindi a costruire diciamo sostegno soprattutto in alcune categorie e in alcuni gruppi, ma anche a trasformare la società italiana. L'ultimo saggio che vorrei citare a questo proposito, e che mi sembra lo stesso significativo, diciamo, di questo tentativo di fare dei conti, diciamo, con una questione, diciamo, problematica e su una valutazione che deve essere forzatamente articolata di un regime durato 20 anni, è quello di Alessio Gagliardi, in cui si parla di propaganda e in cui diciamo si prende in conto non soltanto la propaganda attiva politica fatta dal regime, di cui ormai sappiamo molto, ma si considera il ruolo specifico che all'interno di quel progetto può avere la cultura di massa di intrattenimento come funzione, diciamo, di un discorso che va a rafforzare la propaganda politica e che non si pone come elemento di contrasto rispetto a quella propaganda politica. E questo, secondo me, ci aiuta a capire e a spiegare qualcosa di più sul fatto, sui molteplici modi in cui si poteva e si poté essere fascisti nell'Italia del ventennio. Grazie, grazie Giulia. Luz, a te la parola per l'ultimo blocco. Sì, grazie. Di questioni. Sì, i saggi sono 30 saggi praticamente, e sono talmente importanti che potremmo discutere su ciascun singolo saggio, credo, e non sarebbe assolutamente sprecato un'ora, se dedicassimo un'ora del nostro tempo a questo. E qui vogliamo su tanti saggi interessanti, innovativi, importanti. Quello che viene fuori, e ha sottolineato anche Giulia, a mio avviso è una visione manichea della società che viene creata dal fascismo, appunto con tante esclusioni e tante restrizioni e coercizioni. Ho trovato interessante la notazione nel saggio di Joshua Arthurs sulla vita quotidiana, che racconta un episodio della Torino del giugno del 43, un osservatore che contava i civili borghesi soprattutto che passavano per le strade e annotava che i due terzi non portava il distintivo del partito fascista. E quindi si vede già uno sgretolamento da questi numeri della società, o una non presa, un non consenso comunque. Altrettanto interessante ho trovato la discussione all'interno del volume Thinking Fascism tra Corner e Bosworth, che in qualche modo discutono sulle vittime provocate dal regime fascista,
non si tratta proprio di un divarico di poco conto. Oswald parla di circa 1 milione e con più di mezzo milione. E quindi ho trovato particolarmente importante di future ricerche anche che approfondiscano questi aspetti della violenza, anche se è ben chiaro che la violenza non era soltanto una violenza letale che portava alla morte, ma anche mille altri tipi di violenza che tenevano sotto controllo la società italiana sotto il fascismo. Però vorrei tornare alla questione dell'importanza della violenza e della guerra, come forse anche una particolare espressione della violenza, una particolare occasione ad esercitare la violenza, come tra l'altro anche nelle guerre civili o nel periodo del fascismo agrario, della presa di potere. Però la guerra, quale cesure sono insite nel regime fascista se confrontiamoci con le guerre fasciste? C'è nel caso italiano una linea di divisione tra un primo fascismo e uno secondo, cioè con un che coinciderebbe un pochino anche con gli anni del consenso definiti da Renzi e Felice dal 29 al 34, con un decennio di guerra dal 1935 in poi, caratterizzato da uno scivolamento del regime verso la nefasta influenza nazista, in particolare con le leggi razziste e con l'alleanza italo-tedesca, o siamo piuttosto di fronte ad una esercitazione una continuità della violenza fascista, differente o no da quella nazista, come via italiana, diciamo, al fascismo e all'esercitazione del potere? Bene, darei la parola a Giulia per prima e poi chiudono Filippo e Andrea. Sì, grazie. Allora, la questione della violenza è senz'altro una questione che mi sta molto, molto a cuore e trovo che il saggio di Matteo Milla nel volume sia veramente un saggio esemplare nel riflettere e discutere di una serie di problemi che riguardano appunto il ruolo della violenza nel fascismo. Allora, da questo punto di vista io appunto nella sintesi che mi è richiesta in questa circostanza direi 3 cose. Allora, la prima è che esistono sicuramente salti e discontinuità nella storia della violenza del fascismo, però esistono anche continuità. Allora, è certo che i contesti cambiano profondamente, l'Italia e l'Europa del post-29 non è la stessa cosa dell'Italia del 24 o del 34, ma sicuramente la violenza squadrista è un tratto, diciamo, di continuità nell'esperienza fascista. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ovviamente quella violenza squadrista ha un'intensità e delle modalità e un'azione più fitta in alcuni periodi, e sicuramente questi periodi sono quelli legati alle origini, ai primi anni della vita del regime, e per poi ritornare, diciamo, con una certa forza nel 43-45, ma la violenza squadrista è un modello d'azione, è un modello d'azione che permane durante la storia del regime. Noi diciamo possiamo fare i conti solo fino a un certo punto con questa violenza squadrista negli anni del regime, per questioni di mancanza di fonti, per il fatto che dobbiamo affidarci alle memorie personali e tutta un'altra serie di cose, però vediamo che questa violenza ha diciamo ha dei ritorni, lo vediamo negli squadristi che sono posti al confino durante il regime per diciamo limitarne o la violenza o per dimostrare una distanza che forse nella realtà non è così ampia, lo vediamo nel riproporsi di modalità squadriste anche diciamo nelle guerre coloniali, per esempio, eccetera. Dopodiché esiste ovviamente la guerra, che è un'altra cosa, anche se fino a un certo punto, perché, come dicevo, possiamo vedere che il modello della violenza squadrista ha una sua permanenza, sia pure in modalità, forme e virulenza diversa anche nell'esperienza etiopica e forse anche in quella lì.
libica, e che la presenza di ex quadristi, milizia volontaria nei fronti etiopici, spagnolo, eccetera, della guerra condiziona anche le forme della guerra. E quindi da questo punto di vista a me sembra che la questione sia significativa. L'altra questione con cui vorrei fare i conti è questa questione della guerra, perché diciamo effettivamente noi abbiamo una fase di guerra che comincia con l'impresa etiopica e va avanti sostanzialmente fino alla Seconda Guerra Mondiale, però abbiamo a lungo sottovalutato nella storiografia italiana, e se non quella specifica diciamo dedicata alle colonie, l'impresa di riconquista diciamo della Libia nel corso degli anni venti, e forse abbiamo anche sottovalutato il progetto fascista di società e anche di costruzione di un primato italiano, che implicava forzosamente diciamo anche il ricorso alla guerra. Da questo punto di vista io trovo che il saggio di Claudia Baldoli sia molto significativo, perché attraverso l'analisi dei bombardamenti, del ruolo dei bombardamenti della società italiana, ma anche del pensiero sui bombardamenti da parte del regime, ci mostra come diciamo l'ipotesi di una guerra sia molto presente nel regime italiano fin dalla metà degli anni venti. E quindi diciamo da questo punto di vista io penserei che piuttosto che guardare all'influenza nazista, quello che dovremmo guardare è al modo in cui diciamo l'ascesa al potere del nazismo cambia le condizioni di rapporto all'interno della comunità internazionale europea, aprendo uno spazio diciamo di realizzazione di un'ipotesi diciamo di primato italiano, comunque di presenza italiana nello scacchiere europeo e globale, che precedentemente non era possibile. E quindi da questo punto di vista sicuramente c'è diciamo ma questo possono dircelo sicuramente meglio di me Andrea e Filippo, un effetto diciamo di dialogo, no, tra nelle pratiche di queste due dittature, ma c'è anche un progetto autonomo dell'Italia che va in una certa direzione, per cui diciamo da questo punto di vista diciamo io non enfatizzerei troppo il tema dell'influenza del nazismo, quanto piuttosto quello del dialogo tra queste due dittature, che mi sembra più pertinente anche per spiegare alcune scelte e alcune pratiche della Germania nazista. Microfono forse no. Paolo non si... grazie Giulia, darei la parola a Filippo, abbiamo ancora 10 minuti prima di concludere. Sarò molto breve, perché Giulia analizzato molto molto bene la questione dell'uso della violenza fascista, e concordo con le osservazioni che ha fatto. Mi limito a ricordare che nel volume che abbiamo curato con Andrea, Rethinking Fascism, c'è un bel saggio di Amedeo Osti Guerrazzi su questo, sulla violenza fascista. E poi ecco, mi sentirei di fare magari una riflessione in più, cioè Giulia ha detto molto bene del ruolo fondamentale, centrale della violenza squadrista nell'avvento al potere, come strumento di eliminazione degli avversari, quindi in fase dell'avvento al potere del fascismo, così come c'è una violenza usata o minacciata contro il dissenso interno, che è un elemento utile, no, al fascismo per mantenersi in sella. E poi certo c'è quella fase che è stata ben identificata all'inizio degli anni 30, cioè l'inizio delle guerre fasciste per la creazione dell'impero fascista, che è un progetto insomma che c'era già prima. Ecco, qui secondo me la riflessione da fare è su quello che è il fallimento finale della pedagogia fascista, perché il fascismo cerca di creare appunto un popolo guerriero che sappia essere all'altezza dei suoi progetti imperiali. Questo popolo guerriero però, soprattutto direi al momento della prova suprema, cioè quella Seconda Guerra Mondiale, non si manifesta all'altezza, tant'è che ci sono espressioni note e ripetute di Mussolini di disprezzo verso gli italiani, che li chiama un popolo di napoletani, un popolo di mandolinisti. Bisognerebbe dirlo alla sua nipotina Alessandra, napoletana. Scusatemi la battuta. Quindi, ecco, perché è davvero così, intanto?
Parrebbe di sì, almeno agli occhi di Mussolini, lui non è riuscito a creare questo popolo guerriero. Gli italiani, finita la guerra, rivendicano come un loro merito il fatto di non essere state all'altezza dei disegni marziali del fascismo. La rivendicazione del bravo italiano, no, in termini positivi, noi siamo quelli che abbiamo aiutato gli ebrei, siamo quelli che abbiamo difeso gli oppressi anche nei paesi che abbiamo occupato, no? E questa è un'etica opposta all'etica guerriera del fascismo, che l'Italia uscita dalla guerra rivendica. Allora forse dovremmo anche misurare fino a che punto effettivamente è stato così. Però ecco, forse qui in chiave comparativa con quello che avviene nella Germania nazista, effettivamente c'è un'esperienza molto diversa. Insomma, la Germania, usando strumenti che sono anche coercitivi, viste anche le condizioni in cui si trova l'attacco dell'Armata Rossa, eccetera, eccetera, però dimostra, no, quella che è una tenuta molto più tenace dei tedeschi anche sul campo di battaglia. Ovviamente non è sempre così, ma in generale in chiave comparativa rispetto agli italiani. Quindi ecco, quello che mi sembra che possa emergere come elemento di riflessione è alla fine i limiti del progetto di pedagogia fascista per creare l'uomo nuovo italiano, che appunto doveva avere anche nella, come dire, dimestichezza se non facilità nell'uso della violenza. Non so poi se Andrea concorda o se vuole aggiungere qualcosa. Dai Andrea, a te la parola finale. Una cosa rapidissima, io sono molto d'accordo con quello che diceva Giulia sulla questione della violenza e sul fatto che, il progetto di uso di questa violenza, ovviamente, così come tanti altri fattori del regime fascista, si modificano continuamente e sono legati anche alla modificazione del contesto. Quindi da questo punto di vista un approccio transnazionale, se vogliamo, e quindi l'influenzarsi reciproco delle dittature, l'ispirazione reciproca, il fatto che a partire dal 33 ci sia un regime come quello nazista, ovviamente alza un po' l'asticella, o anzi meglio, abbassa l'asticella della violenza, quindi le cose diventano possibili, no? E diventa possibile immaginare e praticare un livello di violenza che fino a prima non si era praticato. Insomma, il fatto che già nel 33, un mese dopo l'avvento al potere di Hitler, si creino all'interno della Germania dei campi di concentramento in cui finiscono decine di migliaia di oppositori politici, cioè il livello della violenza conosce un salto di qualità e quindi si ha un meccanismo a spirale, per cui sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci sono momenti diversi della violenza. La violenza fascista è un elemento centrale fin dall'inizio, prima della presa del potere ovviamente, ed è determinante nel consentire la presa del potere. Però quest'uso della violenza continua a ridisegnarsi, a modificarsi a seconda del contesto internazionale. E da questo punto di vista l'avvento del nazismo nel 1933 è sicuramente un elemento centrale. Grazie. Luz, ci sono altri, c'hai 3 minuti di tempo ancora. Grazie. Qualche osservazione finale, anche oltre a quella di leggere i libri attentamente, tutti i saggi che meritano davvero una lettura densa. Non una battuta, a me sembra, anche vedendo il capitolo, la sezione Stone Fascism nel volume curato da Andrea Filippo, con i monumenti fascisti anche in Alto Adige, per esempio, e che il fascismo sia molto di più riuscito rispetto al nazismo a creare uno stato, cioè un impero millenario nella memoria, cioè nel senso che la propaganda fascista, il mito creato, il mito del Duce, e persino Bosworth parla di hard working dictator, quindi tutta questa mitizzazione del regime con le presunte cose buone, eccetera, eccetera, ha avuto un lascito così forte, un'impronta così forte, quasi più forte
sul dopoguerra che non sui contemporanei che erano esposti alla violenza e alla coercizione. In quel senso cioè il Reich millenario in Germania cade in una distruzione totale, una catastrofe totale, è così totale che non c'è più una seria possibilità di rifarsi a quel modello. E questo in Italia non è avvenuto altrettanto per il ventennio. Quindi in quel senso è stato creato un regime o un mito più duraturo. Però una mia riflessione, certamente da discutere. Bene, grazie. Sono solo alcuni spunti appunto di libri molto ricchi. Speriamo di poterci tornare sopra, magari con una giornata di studio, un seminario, perché varrebbe la pena effettivamente di fare riflessioni più approfondite. Noi dobbiamo chiudere perché la nostra ora è passata. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, Lutz Klinkhammer e i curatori Andrea Di Michele, Filippo Focardi e Giulia Albanese e tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Arrivederci e buona serata a tutti. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.